Presidente Castelli, Noah Strain nella sua tappa italiana a Roma Tiburtina. Può spiegarci meglio questa iniziativa e quali sono gli obiettivi e quindi i vantaggi? Sì, è un'iniziativa che nasce dalle aziende ferroviarie di trasporto merci europee per sensibilizzare il contesto politico e le persone sulla opportunità di estendere il trasporto merci via ferrovia. Il treno inquina molto meno del trasporto su gomma, un nono di emissioni di CO2, risparmia dal punto di vista energetico ed è sostanzialmente più efficiente, più pulito e più ecosostenibile. Ferrovie dello Stato italiano è partner di questa iniziativa. Il treno ha un valore simbolico, è partito dalla Polonia dove si è svolta la conferenza sul clima lo scorso dicembre, sta attraversando tutta l'Europa e poi si trasferirà in Cile per la conferenza del 2019 sul clima. Quindi è un'iniziativa che vuole attrarre, come dicevo, l'attenzione sulle tematiche ambientali e su come il trasporto ferroviario sia significativamente più efficiente del trasporto su gomma.